La Torre dei Picentini, ristorante, pub, pizzeria, Prepezzano di Giffoni Secasali. E dal bar Florida la nuova puntata delle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia. Oggi è con noi in trasmissione la dottoressa Del Gai. Salve, buongiorno. È il cavaliere, passeremo poi più tardi, ed è sempre con noi il vicepresidente del centro di coordinamento Sanitana Clebs. Buongiorno a tutti. Carissimo cavaliere, ci sono arrivati tantissimi messaggi in redazione. Posso leggere qualcuno? Passiamo agli risultati, che è più bello. Perché dicono, questi messaggi dicono il cavaliere non ha azzeccato niente. Non incominciamo un'altra volta che qua veramente facciamo la guerra. Questa trasmissione è bella perché l'ascoltano tutto il mondo, nemmeno solo l'Italia, tutto il mondo. Cerchiamo di giocare alla grande, come abbiamo visto lunedì sera con la Ternana, una squadra che veramente si è fatto rispettare. Non pensiamo ai E ci risultati, siamo divertiti. ci siamo divertiti, la Sanitana è andata 3 volte in svantaggio e 3 volte ha ripreso il risultato, con la Ternana ci poteva stare il pareggio. E con noi in studio anche la dottoressa. Avere la dottoressa con noi è un grande piacere, perché la vostra trasmissione è seguita anche dalle donne. E vedere una donna bellissima come la dottoressa è una cosa bellissima. Permettimi di dire che dobbiamo dire che il presentatore è un portatore sano. Ogni settimana ci porta una bella ragazza in trasmissione. Complimenti. Daniele è E quello qui bello. dobbiamo far fare il concorso di Miss Granata. E certo, visto che c'è la finale lunedì, ne approfitto al Teatro delle Arti, tutto è ingresso gratuito. Tutti presenti e giustamente Daniele deve portare un po' di ragazze a Miss Granata. Va bene, per il prossimo anno, per il prossimo. Va bene, dottoressa, allora questa Sanitana è stata bella? Sì, ha giocato molto bene, una squadra veloce, ha saputo rimontare anche in una situazione abbastanza difficile. È una squadra che può dare soddisfazione. Ok, Don Antonio, invece noi dobbiamo passare alle previsioni di questa settimana perché da caso tutti aspettano questa schedina che ancora il cavaliere non azzecca più niente. E allora. Ho perso una sola squadra, Daniele, un'altra volta, ma penso che uno, due, questa sia la fortunata, perché onestamente prendere 4-5 risultati non è facile, ma non è oggi e non domani, stai tranquillo che io farò vincere ai miei scommettitori. Va bene, passiamo subito. Allora, Palermo-Empoli. X. Sono d'accordo, una partita da uno scontro diretto tra grandi, tra virgolette, la X ci sta. Uno. La dottoressa dice uno. Dottoressa, ognuno dice la sua, no? Certo, Quello è bello di questa trasmissione. infatti. Poi Provercelli-Cremonese. 1X. 1X, sono d'accordo. X. Brava Poi dottoressa. Spezia-Entella. Uno secco. Eh sì, lo Spezia ha deluso fino adesso e penso che questa è l'occasione per rifarsi. Gioca in casa 1. 1X. E poi da casa prendete tutte carte e penne perché il cavaliere sta per svelare Carpi Salernitana. Allora, volevo dire a tutti gli amici miei che mi guardano a Salerno Notizie, diamo tempo a questa squadra. In base alla mia esperienza di 50 anni che io vedo il calcio, questa è una formazione che quest'anno ci fa divertire. Allora, diciamo, la vera partita, veramente la vera partita, la vediamo sabato a Carpi, in Emilia-Romagna, perché è una concorrente per andare in A. Ma io sono tranquillo che noi da Carpi usciremo con un risultato positivo. Perciò siamo tutti calmi, tranquilli, che questa è una squadra, ve lo dice il cavaliere Guariglia, che già dalla quinta giornata la Salernitana ci darà Dalla soddisfazione. quinta giornata noi prendiamo appunto, eh? Siamo in una fase di assestamento, in una fase chi gioca, chi non gioca, ma gli uomini ci sono. Diciamo grazie al mio amico Claudio Lotito e al mio amico il cognato. Mezza Roma. Mezza Roma, mezza Lazio,
Mezza Roma, no, mezza Lazio. Vabbè, siamo a Roma, direttore. Scherzo con mezza Roma. Ma sono tranquillissimo, questo lo voglio dire a chi mi ascolta. Diamo tempo 4-5 giornate e poi vedete che alla fine il cavaliere avrà ragione. Presidente, momento di risultato, Danilo. No, volevo chiedere una cosa e poi passiamo subito al risultato. Questa Salernitana invece che prospettive ha? Ma io credo che la prestazione che abbiamo visto contro la Ternana è stata una bella prestazione, una manovra veloce, e su questo voglio fare un appunto, perché Losina, come ben tutti sappiamo, non ha giocato, e credo che questo sia la formazione base, perché abbiamo, come dicevo prima, visto un gioco veloce sulle fasce con belle azioni, sono state create una ventina azioni da gol, cosa che è difficile oggi vedere una squadra giocare così. Peccato per il risultato, perché con un risultato positivo si creava un po' di entusiasmo, un po' di autostima, e abbiamo visto soprattutto che chi entra è anche esso un titolare, quindi possiamo dire che Bollini adesso ha 28 titolari, chi faceva il titolare l'anno scorso adesso sta in banchina che fa la riserva, però un giocatore come Zito, come altri che stanno in banchina, non si possono considerare riserva. Quindi l'allenatore può benissimo cambiare in qualsiasi momento sia il modulo che i calciatori in campo. Va bene, allora il risultato Carpi-Salernitana. Allora io provvedo un pareggio, diciamo la verità, Carpi. Ma attenzione che può scappare anche la vittoria. Allora per i miei scommettitori puntiamo l'X2, ma sono sicuro, guardate, prima che chiudiamo la trasmissione, questa squadra ci farà divertire. Risultato esatto? Risultato esatto, la Salernitana vincerà 1-0. Gol di Rossi. Bravo all'amico. E invece vediamo la dottoressa cosa dice. Io concordo con il cavaliere, X2, pareggio, però ci potrebbe anche stare la vittoria. All'ultimo minuto. All'ultimo, sì. Va bene. Ok, e allora con queste previsioni termina qui dal Bar Florida la puntata delle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia.